tutti, grazie a tutti per avere pazienza nell'ascoltare questi bravissimi oratori che mi mettono in soggezione e in grande difficoltà. Io chiaramente porterò nel cuore, ma veramente le porterò nel cuore, le parole che hanno voluto così generosamente spendere sulla mia persona. Io sono davvero convinto che siamo in una fase storica e delicata per la nostra Alessandria, e ne sono così convinto che, pur sapendo le grandi responsabilità che un sindaco assume di fronte alla sua comunità quando viene investito, grazie al voto popolare, di questo grande onore ed onere, l'ho fatto con, come dire, la generosità che mi è congeniale, che mi ha sempre portato ad esprimere un impegno totale quando mi sono stato chiamato. E vi devo dire che nelle prossime settimane, nel portare avanti una campagna elettorale che io spero possa svolgersi con tranquillità, serenità, incentrata sulla discussione, sulla proposta, sui programmi, io sono veramente convinto che gli alessandrini avranno modo di poter valutare, giudicare, di poter esprimere un consenso convinto verso la squadra che, già a partire dal suo simbolo, che dal mio punto di vista è tutto un programma, l'ha spiegato benissimo Daniela, vuol dire una ragazza, una donna, una mamma, un'oratrice eccezionale dal mio punto di vista, che mi sovrasta di più di qualche spanna, devo dire. Allora, il nostro simbolo è già tutto un programma, ma il nostro programma, che parte dai presupposti essenziali, imprescindibili, dello sviluppo che dobbiamo provare a dare alla nostra comunità, uno sviluppo basato sulla legalità, sulla trasparenza negli atti amministrativi, sulla partecipazione di tutti, per far sì che si possa arrivare ad una città inclusiva. E parlo di città inclusiva, lo voglio ricordare stasera, poco fa se ne sono andati, c'erano un bel gruppetto di nostri nuovi concittadini, di nuovi cittadini di Alessandria. Noi abbiamo una bella comunità di rumeni che ormai da anni vivono nella nostra città, collaborano con le tante aziende che li chiamano a lavorare, si prendono cura tante volte dei nostri anziani, dei nostri genitori, delle persone a cui teniamo di più, perché molto spesso queste persone sono sole, perché i propri figli sono stati costretti, come dire, dalla precarietà, dalle cose che possono capitare a tutti, ad andare via, a cercare fortuna e lavoro in altri posti, dove molto spesso probabilmente anche loro stendano ad inserirsi, ad essere, a farsi accettare, no? Allora noi abbiamo, nei confronti di queste persone che vengono da fuori, il dovere di essere generosi, di essere accoglienti. Noi non dobbiamo mai farci prendere dallo sconforto delle difficoltà del momento. Lo sappiamo, abbiamo consapevolezza, ci sono grandissime difficoltà. Però io sono convinto che se noi abbiamo la capacità di immaginarlo il nostro futuro, di immaginarlo in maniera positiva, di immaginare che nella nostra Alessandria si possa ritornare. Guardate, oggi pomeriggio sono andato a trovare una famiglia di persone, di amici, c'erano tante donne in quella casa, tutte figlie, nipoti di questi amici, e abbiamo parlato di lavoro. Ci siamo detti che in realtà probabilmente noi abbiamo perso quella capacità di avere la cultura del lavoro. Per me la cultura del lavoro è quella di partire dalle cose essenziali che abbiamo.
Noi abbiamo, come dire, la grande disponibilità di un ambiente, di un territorio che produce cose preziose, cose buone, che fino ad oggi non abbiamo saputo valorizzare. Poco fa il sindaco, vado saltando perché devo parlare veramente poco perché non vi voglio tagliare, non lo muovo. Poco fa il sindaco parlava che abbiamo investito in questi anni 400 e passa mila euro sulla viabilità rurale. Io credo che questo grande sforzo, come dire, dovrà continuare, ma dovrà continuare andando al centro del problema, perché io non sarò, come dire, uno scienziato da questo punto di vista, però faccio l'agricoltore, mi conosco, so come la pensiamo e capisco che veramente dobbiamo cambiare rotta. Se faccio l'acqua sulla loro via di rubio, via di terreno, andrà a finire, perché non è possibile che le nostre strade diventano, come dire, dei corsi d'acqua e quindi vengono rovinati costantemente, vanificando lo sforzo eccezionale di un'amministrazione che investe tante risorse. Quindi io probabilmente litigherò nei prossimi mesi, sicuramente litigherò con tanti contadini con cui poi subito dopo farò la pace, perché capiranno che sarà necessario attivare queste procedure. Quindi io, come uno dei primi impegni che mi prendo con i nostri contadini per far sì che gli interventi che stiamo facendo in questi giorni, che continueranno nelle prossime settimane e dopo le elezioni, dopo i risultati del 9 e 10 giugno, dobbiamo far sì che con questi interventi di regimentazione delle acque quel lavoro, quello sforzo non venga vanificato, perché se facciamo una regimentazione a partire da ottobre con le acque, le strade resteranno libere e quindi non ci saranno problemi. E allora dobbiamo capire tutti che ce la facciamo, non che ce la facciamo a vincere le elezioni. Questo è un fatto davvero secondario, poco importante per quanto riguarda la mia persona. Io mi sono candidato per vincere, voglio vincere, sono sicuro che vinceremo, perché è una squadra forte, coesa, un gruppo che già ha capito che l'amalgama è un fattore fondamentale. E ho capito, ho visto che c'è un gruppo di candidati e di candidate di cui io sono orgoglioso e vado fiero, e sono sicuro che non sarò smentito nel prossimo futuro quando saranno chiamati ad assumersi le grandi responsabilità di guidare e di trovare soluzioni ai gravosissimi problemi che dovremo affrontare. Ma oltre a queste candidate e questi candidati, e io li voglio ringraziare già fin da ora, c'è un gruppo di volontari che sta lavorando attorno a questo progetto di Alessandria al bene comune, che ci mette il proprio tempo, il proprio impegno, la propria faccia, le braccia che sono così importanti come le gambe, no? Perché noi possiamo avere grandi idee, possiamo avere grandi progetti, ma questi progetti e queste idee debbono camminare necessariamente basandosi sulle persone. Noi lavoreremo e faremo in modo che le persone siano al centro del nostro progetto politico amministrativo. E io sono veramente convinto che ormai tantissime persone sono stanche di aspettare. Sono stanche di aspettare un'occasione che è tarda ad arrivare. Noi dobbiamo far sì che nei prossimi mesi, iniziando ad affrontare delle criticità che il nostro sindaco citava prima, mi riferisco soprattutto alla casa di riposo per gli anziani, riescano a smentire questo mormorio, questo rumoriccio che arriva di promesse velate, di promesse insensate. Si parla, qualcuno mi racconta, io non so se sia vero, se sia falsa questa storia qua, però qualcuno mi dice di promesse di posta in casa all'asilo comunale. Ma è una cosa veramente assurda. Nessuno potrà essere assunto all'asilo comunale. E credo, visto che ormai
Italia, ad Alessandria della Rocca, nascono davvero pochi bambini, non abbiamo le forze per aprire un nuovo asilo nido, perché altrimenti questi bambini non sono quelli che dobbiamo andare a prendere. E allora, se mettiamo al centro lo sviluppo, se mettiamo al centro il lavoro, il comune alcune cose le può fare e le deve fare. Qualcuno prima di me ricordava alcune cose fondamentali che abbiamo fatto in questi anni. Certamente continueremo con le borse lavoro, certamente continueremo con il lavoro di scuola, sono continuo anche che il governo regionale guidato da Rosario Crocetta, che credo ha subito capito quando fosse importante prendere da subito una decisione per quanto riguarda questa battaglia che pochi comuni in Sicilia hanno portato avanti. Ci sono stati questi 17 comuni della provincia di Agrigento, poi alcuni della provincia di Ragusano e alcuni della provincia di Messinese. Una battaglia fondamentale, forte, quella per l'acqua bene comune. Ebbene, Rosario Crocetta ha avuto la capacità, l'intuizione, la forza di far approvare una norma, seppur in questo momento con una non risolutiva, di consentire ai comuni come la Santa della Rocca di continuare a gestire l'economia in house, come si suol dire, il servizio idrico. E per noi che siamo abituati ad avere l'acqua tutti i giorni, questo è un grande successo, che va a merito di tutti gli assessori che questa battaglia l'hanno voluta, l'hanno fatta, l'hanno aiutato gli amministratori che con grande sensibilità, Luigi diceva, mi sento quasi salvo. Io a Rosaria, voglio dire, state attenti che forse la Corte dei Conti sull'acqua vi verrà dietro, quindi siamo attenti. E allora, è così, non puoi stare tranquillo, non te ne puoi uscire non ricandidando da sindaco. Però io perché devo dire Luigi è chiuso perché veramente in 3 minuti mi hanno dato che è già passato, Giovanni il compagnetto mi ha fissato l'orologio perché quando attacco poi non la smetto. Io non credo che sia facile trovare una persona come Luigi Re che veramente decide, tra virgolette, follemente di mettersi in gioco candidandosi al Consiglio Comunale dopo un'esperienza come quella che ha fatto lui da sindaco, che ha avuto la capacità di mettere dei paletti invalicabili, ha detto tanti no, ha detto anche tanti sì, e chiaramente tanti no erano rivolte a proposte inaccettabili e non disponibili in sede pubblica, mentre tanti sì che ha detto sono dei sì che vanno nella direzione dell'interesse collettivo. E quindi io lo ringrazio perché lui si mette in gioco e si mette in gioco di lui senza paracadute, perché c'è già un altro sistema elettorale, un nuovo diverso, complicato per certi versi, che non dà sicurezza a nessuno. E per questo lo ringrazio davvero di cuore, perché questo è un uomo di grande generosità. E io devo anche ringraziare tutti i candidati, tutte queste persone che mi incoraggiano, che mi sostengono, che mi incitano a non fermarmi, ad andare a parlare con le persone, con cui io voglio parlare con uno. Spero di avere il tempo di venire a trovarvi a casa, non per farvi promesse false e intimidante, no, non è questo il mio obiettivo. Il mio obiettivo è quello di dirvi, qua c'è Alfonso Frisco, è uno di voi, è un contadino, uno che viene dalla terra, uno che sa quando è bassa e dura la terra, quando è duro il lavoro fisico, e si mette a vostra disposizione con il suo impegno, la sua esperienza di amministratore vecchio, se così piace dire, ma sapendo che l'esperienza diventa un fatto fondamentale nell'affrontare tematiche e problematiche veramente complesse, sapendo che c'è bisogno, come dire, del cuore, c'è bisogno di dedicare tanto tempo a questa comunità che io amo davvero,
c'è bisogno dell'aiuto di tutti voi. E questo lo dovete capire. Noi ce la possiamo fare se voi capite che l'accusa fondamentale è la vostra partecipazione, una partecipazione attiva. Io non voglio, come dire, un voto che mi regga sindaco che poi diventa una dipendente da parte dei miei cittadini. Io sarò il sindaco di tutti gli alessandrini e vorrò con tenacia cercare la loro collaborazione, cercandoli sempre e ovunque, mettendo a disposizione la casa comune, la casa di vetro che deve essere questo edificio e tutti gli altri edifici comunali, mettendo a disposizione i nuovi strumenti informatici che consentono anche da casa di continuare a proporre, a controllare, perché il controllo è fondamentale. Io mi auguro davvero di avere una buona e brava opposizione, perché il miglior aiuto che mi potrà venire in questi 5 anni difficili di governo della città mi verranno sicuramente se ci sarà una opposizione attenta, costruttiva, propositiva. E io, come dire, cercherò di coinvolgerli, come sicuramente coinvolgerò i tanti giovani, tanti ragazzi, l'ho detto ieri sera con alle domande specifiche che sono state, come dire, complicate, che però mi hanno aiutato molto, forse nel far capire un po' la persona Alfonso Frisco, a sfatare questa cosa di questo uomo cattivo che mangia i bambini, e come dire, e a ragionare, mi ha consentito di ragionare con i tanti alessandrini che ieri sera erano presenti, come dire, cercando di tracciare una strada che dobbiamo continuare a seguire, che è quello dell'impegno di tutti, è quello della... Allora, le mie 2 parole guida, almeno nella mia testa, saranno queste: condivisione e corresponsabilità. E aggiungo il fatto controllo da parte dei cittadini, perché è veramente necessario se vogliamo far sì che cresca una comunità che possa esprimere fin dalle prossime elezioni comunali, che ci saranno fra 5 anni, perché è un mio amico, come dire, che mi rende felice quando vive in un modo così particolare, mi dice: ma guarda che noi non stiamo lavorando per questi 5 anni per ora, stiamo lavorando per le prossime elezioni amministrative. E io lo ringrazio di questo coraggio che mi dà e di questa, come dire, di questa fiducia incredibile che ha nel progetto della Santa Comune. Quindi io vi ringrazio a tutti, sono contento che siate presenti così numerosi, che avete avuto la pazienza di ascoltarci. Quindi vi dico buon lavoro a tutti, perché non abbiamo bisogno solo di tifosi, ma abbiamo bisogno di giocatori. Andate a cercare il voto per il vostro sindaco e per la vostra squadra. Viva Alessandro!